azioni e grandissime prove che fanno vedere poi il livello dei biancocelesti. Beh, comunque anche se in campionato regionale, anche in campionato, cioè, è un percorso trionfante, perché insomma quattro giornate d'anticipo già hanno ottenuto. Quello è come l'anno scorso, quello lì è lo stesso identico risultato dell'anno scorso. La Lazio anche nella passata stagione si era qualificata per la semifinale con quattro giornate di anticipo, quindi questo qua va di pari passo. Poi continuano a rimanere imbattuti, non mi piace molto fare confronti poi tra le varie annate, perché cambiano le squadre, no, e quant'altro, però diciamo che per quanto riguarda il campionato regionale, negli ultimi anni la Lazio ha sempre fatto lo stesso percorso, tranne il fatto di essere prima, perché poi negli anni passati oscillava sempre tra primo e secondo posto. Invece quest'anno è prima da tempo, dall'inizio del campionato, e non si è mai smossa da lì, ma soprattutto speriamo che la Lazio in questa stagione riesca a vincere il titolo regionale, che manca nella bacheca biancoceleste da più di 10 anni. Noi siamo arrivati a fare un calcolo negli annali fino a 14 anni a fatica e non lo troviamo, quindi speriamo di portare questo titolo in quel di Formello. Dai, piano piano. Senti, appuntamenti per la prossima settimana? Un attimo, ultima partita, perché il fine settimana questa volta è stato lungo. Oggi si è concluso con i giovanissimi provinciali, fascia B di Costantino Zuccarini, che giocano fuori classifica, però giocando sotto età hanno affrontato la sfida sul campo del Tor di Quinto, che si trova in terza posizione, la Lazio che ha vinto per 3-0, quindi è arrivata un'ulteriore vittoria, una vittoria importante visto che i nostri ragazzi classe 2006 hanno giocato contro i 2005, quindi facciamo un plauso anche ai ragazzi di Mister Zuccarini. Complimenti ragazzi. Questo fine settimana ritornano in campo tutti. L'Under 17 sarà impegnata nella sfida casalinga contro la Cremonese, Under 15 ed Under 16 saranno impegnate sul campo del Torino, Under 16 che deve qualcuno fa l'attaccante, ragazzi, ci serve un attaccante, due, qualche riserva, perché Mister Alboni sta ai minimi termini e di più, visto che Riosa è impegnato con la nazionale 2003, Riosa è impegnato con la nazionale, Castigliani ha il turno di squalifica e poi anche lui si è reso protagonista ieri, perché Mancino ha segnato su calcio di rigore procurato da Castigliani, e quindi abbiamo una rosa un po' ridotta ai minimi termini, soprattutto nel reparto offensivo, però come diciamo sempre, contro tutto e tutti ci andremo a prendere 3 punti anche a Torino. E invece l'Under 14 di Tommaso Rocchi sarà impegnata contro la Lodigiani, quindi ritornano in campo tutti, e se qualcuno volesse andare a tifare per i nostri aquilotti, poi giovedì ci saranno tutti gli orari con i campi sul sito. Perfetto. Allora, non ti rubiamo altro spazio, perché so che non stai benissimo, quindi devi ancora lavorare, la notte è ancora lunga. Speriamo di andare a letto presto. Appunto. Ti devi riguardare. Anche perché adesso vi svelo un piccolo segreto, e anzi un piccolo retroscena, c'è un ragazzo che mi chiama bambola assassina, perché metto sempre il terrore, andate a letto presto e tutto, e io a lui lo chiamo invece Chucky, no? Quindi gli dico sempre corri, pedala e vai a letto, quindi questa sera pedalate tutti e sbrigatevi ad andare a letto, perché sì, avete fatto tardi per ascoltare il Nido delle Aquile. Ma devono sempre ascoltarlo, questo è ovvio, magari se riusciamo a dare spazio un po' prima, qualche minuto prima, così mandiamo a letto presto. Alberto, non ti preoccupare, tanto poi ci ascoltano nelle varie repliche sul sito, quindi sono sempre presenti. Cuffiette durante allenamenti e il Nido delle Aquile. No, magari più a scuola. Sì, a scuola, poi un po', va. Dai. Beh, l'accostamento tra Chucky e la bambola assassina. Oh, che male. Serio. La prossima è carino, eh? Non è niente.
Vabbè ragazzi, ma ogni tanto io li devo minacciare in qualche modo, perché sennò qua poi fanno tardi e poi dopo la mattina dormono a scuola. Invece qua si deve studiare, ve lo dico sempre che la scuola è importante, non transigo su quello e quindi sono un po' il loro incubo. Assolutamente. Bene, allora, alla prossima, lunedì prossimo sicuramente, e ti facciamo buonanotte, diamo la buonanotte e un saluto dal Nido delle Aquile a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, e forza Lazio. Buonanotte, come sempre forza Lazio, ma questa settimana concedetemelo anche forza Riosa, visto che forza stai in azzurro, speriamo nel suo gol. Se lo merita. Forza Riosa. Ok. Buonanotte ragazzi, vale. E forza Lazio.
23:32, il Nido delle Aquile e Radio Roma Futura. Allora andiamo ad affrontare mercoledì questo avversario in Emilia, a Ferrara, Società Polisportiva Arcel Labor. Vediamo un po' le ultime notizie appunto della SPAL in rete. SPAL, Vicari e Missiroli puntano la Lazio, faremo la nostra partita. Sono tanti che stanno a puntare alla Lazio queste ultime partite. Beh, sì, queste, poi le cose che dicono, bene o male, i calciatori sono sempre assolutamente quelle. Assolutamente sì. SPAL, l'ora di Floccari, ritiro, valuterò, ma prima c'è la salvezza. Quindi Floccari probabilmente all'ultima stagione da calciatore professionista. Altre notizie, naturalmente quella sulla partita di ieri, gol di Vicari e tanto basta, la SPAL torna a casa con 3 punti da Frosinone. Ragazzi, questa partita contro la SPAL forse è l'unico